Benvenuti nel primo episodio della serie dedicata alla nostra avventura in Albania, anche se sarebbe meglio dire disavventura. In questa serie vi racconterò tutto quello che ci è accaduto, sia le cose positive che quelle negative. E credetemi, non esagero se dico che a un certo punto abbiamo temuto per la nostra vita. Se vogliono dei soldi, gli diamo. Quanti sono? Comunque, un viaggio che sicuramente ci ha insegnato tanto e, come avrete modo di scoprire, un viaggio che non ci scorderemo mai e poi mai. Buona visione. Prima volta che prendo un volo dall'aeroporto di Rimini San Marino, mi ero anche dimenticato ci fosse un aeroporto di San Marino e ci sono due voli, di cui uno in ritardo, però il nostro sembra in orario, quindi... Voglio dell'Albania! 1:10 lo porti via. 3, 2, 1... Signori, siamo atterrati ufficialmente a Tirana. Devo fare la fila di passaporti speciali. A mare scoperta bisogna fare una SIM locale perché non vanno bene le nostre SIM, quindi adesso procediamo a cambiare i soldi, perché da euro bisogna andare a lek e con i soldi poi prenderci la SIM e gestirci un po' il setting della vacanza. Vi tengo aggiornati, seguitemi perché ci divertiremo tantissimo. Qui, ragazzi, non avevo idea di quello che sarebbe successo. Comunque sì, dovete sapere che l'Albania ad oggi non fa parte dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il cambio valuta, quasi ovunque in Albania accettano gli euro, ma se trovate un cambio decente vi consiglio di convertirli in lek albanesi. 1,108 euro lek, è trasparente. Sono non so quanti lek, ho anche qualche moneta, vediamo di farceli bastare, ok? Ah, dobbiamo fare la SIM. Altra cosa, è necessario fare la SIM se volete che il vostro telefono funzioni. Noi l'abbiamo fatta una Vodafone che per 28 euro dava a disposizione 40 giga di internet. Ed era l'offerta più economica. Avevo preso una Golf, ma... ok. Allora, signori, ve la presento. Questa è l'auto che abbiamo preso a noleggio. E purtroppo sarà una protagonista delle nostre disavventure, in una maniera che non potete neanche immaginare, fidatevi. Tranquilli, vi racconterò tutto nei prossimi episodi e soprattutto vi darò dei consigli essenziali per viaggiare in sicurezza in Albania e anche per evitare di essere truffati. Ve lo giuro, ci sono i monti, ok? Vedete là? È uguale a Foligno, sempre a Foligno, ve lo giuro. Il tramonto di là, qua c'è la casa dello zio Massimo. È incredibile. Ma cavolo, ma qua è un casino, non si capisce niente. Intanto però vi anticipo che il traffico è davvero molto impegnativo, quindi mi raccomando, state sempre attenti perché l'imprevisto è dietro l'angolo e noi purtroppo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Qui non chiedono, non aspettano, si infilano in tutti i modi, in tutti i mari, in tutti i laghi, in tutti i luoghi. Qui se qualcuno soffre di stress è un problema grosso. Bisogna stare attenti e fare sempre tutta l'assicurazione. Che cosa c'è? The people go there and they make meat and fire, something like that. Oh, okay, drink okay, beers, okay, is okay. This kind of places, right? Vi faccio un brevissimo room tour della nostra prima stanza a Tirana capitale, pagata quanto? 35 euro in 4. Signori, si entra di qui e subito abbiamo il nostro mega open space, molto spazioso, TV, condizionatore, doppio divano per dormire. Qui una sorta di piano bar con cucina che ha lavandino qui e il piano cottura laggiù. Proseguiamo di qua, la camera matrimoniale e il bagno. Bagno incredibile perché è pulito, è molto pulito. Qui farò una bella doccia per l'avventura di domani e c'è anche l'option della tavoletta del water che può tornare utile. Uno dei problemi che abbiamo riscontrato è che in molti negozi non ci sono i prezzi esposti e siccome in questo caso le persone non parlano né italiano né inglese, potrebbe essere complicato capire se il prezzo che ti fanno è quello effettivo o quello modificato. Quindi mi raccomando, e questo vale per tutti i paesi del mondo, state sempre attenti. E ora semplicemente stiamo andando a caccia di cibo perché Francesco Zini vuole registrare. Vi darò un assaggio, poi il video lo beccate sul suo canale quando uscirà. E niente, la fame è tanta. Marco, andiamo a mangiare che non ce la faccio. Ragazzi, c'è Francesco Zini che ha perso una scommessa 1:10 e ha dovuto acquistare questo mancarla particolare. Una pannocchia, vecchio? Pannocchietta, ossa di caldo arrosto. Per strada. Ci aveva le mani che è molto pulite, devo dire. Inizia il primo giro di una lunga settimana di cibo. Due di questi, di questo, questo 2 euro 2 euro 30, molto buono. That's good Albania, that's good. Ne andiamo a prendere un altro in un altro locale. Bello, bravo, arrotolato così.
a Lesbo, eh. You see when you fall asleep. Che fa troppo gola, ragazzi. È soda, vecchio, è soda. No. Siamo arrivati questa sera, già domattina andiamo via perché facciamo un bel mega giro dell'Albania per scoprirla tutta in tutte le sue sfaccettature, ma ci torneremo l'ultimo giorno a Tirana, quindi rimanete sintonizzati perché dobbiamo esplorare, scoprire e provare un po' tutto quanto. Comunque domattina sveglia presto perché si va a fare una roba un po' non molto rilassante. Signori, dal nostro bellissimo divano, neanche divano letto, vi do la buonanotte, ci vediamo domani con una bellissima avventura. Notte, Manu. A un certo punto sparisce l'asfalto, così, ho un gatto. Da niente, senza preavviso, senza niente. I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, look at you now. Baby, cut yourself. Baby, cut yourself. Missione riuscita, abbiamo parcheggiato qua, siamo parecchio in alto, vi faccio vedere. E già il panorama è folle. E noi dobbiamo salire, in teoria, lassù. Comunque le strade è stata bella impegnativa, ma la nostra super Fiat Tipo approvatissima. Me la sono proprio tirata, eh. Comunque ci troviamo sul bellissimo lago Bovilla in mezzo alle montagne, un lago molto importante perché fornisce la maggior parte dell'acqua potabile della capitale albanese, ma soprattutto un luogo mozzafiato che vale la pena visitare, specialmente alle 8 del mattino quando non c'è nessuno. Io comunque sono più coglione con le mani costantemente occupate entrambe. Sono caduto come un pirla. Stavo salendo, ho puntato il piede, sono andato per terra, ho tirato la botta della miseria. Però la fotocamera non si è fatta niente, anche perché è caduta sul sasso, ma sulla mia mano, quindi l'ho protetta. Solo che qui mi sono esploso una vena, spero di riuscire a grippare la macchina al meglio. Il fatto è questo, noi abbiamo raggiunto il punto panoramico. Quello doveva essere giù in fondo l'inizio del trekking, quindi avremmo dovuto fare tutta quanta la strada per salire qua, invece noi abbiamo parcheggiato là. Senza accorgercene abbiamo fatto il trekking con la macchina, perché visto che in Albania le strade sono tutte delle carraie distrutte, non ci siamo accorti quando effettivamente sarebbe finita la strada e è iniziato il trekking, quindi abbiamo fatto il trekking con la macchina. Ma soprattutto questa è la zona pianeggiante che dà su quella sorta di guglia, di promontorio, che si può diciamo scalare, quindi adesso saliremo. Ah, sì. No. No. No, 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 ok, raga, fallita la missione pranzo sperduti in una casa sul lago. Siamo andati a casa di cibo tipico. Tavedeu, profumo fuori di testa, bella grassa. È spallata questa. È buonissima. Guarda, è buonissima. Cofte, quello è cofte. Non risulta per niente secca e... È tutto grassissimo qui. Però buono. È una grigliata mista della serie Non buttiamo via niente, quindi milza, reni, cuore, un po' tutto, un po' di tutto. Abbiamo speso circa 13 euro a testa per mangiare parecchio, e però non si è fatto pagare con la carta, ed è meglio pagare con la carta perché paghi col cambio diretto e vai sempre a risparmiare rispetto a quello che ti dicono. C'è sempre un pochettino l'impressione che, essendo turista, ti freghino un po', però comunque rimane pur sempre economica, quindi dai, ci sta. Dopo il buonissimo pranzo tipico abbiamo fatto una veloce tappa nella città di Durazzo, porto albanese molto importante e noto per il bellissimo anfiteatro romano. Zini è un vero professionista, pur di registrare si è messo a fare il video su un gradino della stazione di Durazzo, lezzo, sporco, con dei signori dietro che sono appena... Uno si è appena tirato fuori un caccolone clamoroso dal naso, se l'ha appena mangiato, il caccolone. Apprezzate l'impegno e iscrivetevi al canale di Zini perché ce ne vuole veramente tanto, bravo Zini. E anche qui Zini ha comprato roba per strada, dopo la pannocchia all'uva. E non sarebbe finita qui. Simone Fontecchio! Comunque ripartiamo subito verso l'ultima meta della giornata. Yes.
Ci siamo fermati per strada perché Frank vorrebbe acquistare un melone. Uno. Quanto? Conto io lì? Tu hai 200, 200. No, 4. Quello quanto me lo fai? Affare fatto. Grazie. Ciao. È stato un piacere. Ciao. Sei soddisfatto, capo? Minchia. 200, quante pesche ci dai? Ciao, saluto a tutti. Grazie. Frutta per strada e... Altro che estate. Ho parcheggiato nella selva selvaggia. Arco! Che male! Ah, ok. Buono. Ok. Perfetto. Sappiamo piano. Ragazzi, non abbiamo fatto in tempo a mettere niente nell'appartamentino, che abbiamo preso la roba per andare a fare un bagno perché c'è il tramonto e dobbiamo correre prima che il sole vada giù. E secondo noi è proprio bello perché il tramonto è sul mare. Io sono della Riviera Romagnola, quindi il tramonto non è mai sul mare ed è tutta un'altra cosa. Il room tour della stanza inizia con la doccia, che è il bagno, perché questa è la doccia, come potete vedere, e questo è anche il bagno. Poi si parte! Non è collegato direttamente alla parete, hanno fatto la prolunga. Può essere che si siano accorti che il getto arrivava un po' corto. Comunque con la zuppetta non siete un cazzo di radiosi. No. Un po' morta Spill, un po' morta. Ho cambiato i piani per cercare l'avventura ancora più pazza e buonanotte. Signori, questo primo episodio volge al termine, ci vediamo nel prossimo con una bella visita alla città storica di Berat, per poi iniziare la lunga discesa verso gli inferi, prima con le sabbie mobili. No, non ti preoccupare. E poi con la tragedia vera e propria. Sei serio? Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi il resto della disavventura. E fidatevi, merita davvero.